prima avete visto insomma le regole di partecipazione, che ancorché sembravano complicate in realtà non lo sono, però come diceva giustamente Ciro Franco precedentemente, ci deve essere una coerenza tra il profilo del ricercatore e il progetto. Ma ancora più importante in realtà è la coerenza tra il profilo del ricercatore e il panel di valutazione, e questo rientra insomma all'interno di una serie di trucchi, insomma di tips e tricks, quelli che chiamano tips e tricks, che sono fondamentali invece per molto molto utili per scrivere una proposta di successo. E su questo appunto Ciro Franco, che è il prossimo relatore del CNR, dell'OGS di Trieste, che è un esperto valutatore, una nostra conoscenza, ha questo doppio cappello, nel senso che collabora anche con il nostro Ateneo dal punto di vista scientifico, ci dirà tutto su questi trucchi che sono utilissimi per scrivere una proposta di successo. Grazie professore. Allora, intanto un ringraziamento alla... Si sente? No. Così? Così? Ecco così. Se rimango in piedi? O è più comodo che sia seduto? Come vuoi. Allora, intanto un ringraziamento all'Ateneo Ca' Foscari, al professor Giacometti per questo invito anche quest'anno, è sempre un piacere essere qui, e al dottor Dario Pelinzon per tutto lo sforzo, tra l'altro è sempre un piacere vedere come le azioni che sta realizzando l'Ateneo per i ricercatori siano poi diciamo concrete e crescenti nel corso degli anni. Diciamo, per me queste sono sempre occasioni piacevoli, in quanto è un momento di contatto con i ricercatori, quindi un momento anche per vedere come i ricercatori reagiscono anche rispetto a queste indicazioni che vengono date e come negli anni la cultura della progettazione nell'ambito delle Marie Curie stia effettivamente migliorando, grazie anche allo sforzo che fanno i colleghi dell'APRE sul territorio nazionale e anche quotidianamente nei contatti con gli uffici ricerca. Io sono qui diciamo in doppia veste, sia perché sono responsabile di una direzione all'interno dell'Istituto Nazionale di Oceanografia, proprio nata per il supporto alla ricerca, alla progettazione e anche alla gestione dei progetti, quindi appunto promozione e valorizzazione della ricerca. L'Istituto si trova, un ente di ricerca nazionale che si trova appunto a Trieste, e doppia veste perché appunto qui oggi sono in realtà come valutatore appunto delle azioni Marie Curie, in particolar modo un'esperienza soprattutto nell'ambito delle Individual Fellowship e anche delle più recentemente delle ITN e dell'azione Co-Fund. Queste occasioni sono anche occasioni in cui mi piace condividere questa esperienza, perché credo che sia un'esperienza molto costruttiva da un punto di vista professionale. Per me, che aiuto, supporto i colleghi appunto del mio ente, quindi, i ricercatori del mio ente, a far comprendere quello che sono la modalità in cui i progetti vengono guardati e analizzati dai valutatori. Quindi è importante anche condividere queste esperienze in generale con i ricercatori, perché molto spesso i ricercatori si attengono appunto a delle indicazioni teoriche, a delle guide, questo tutto bene, però ci sono degli elementi in qualche modo un po' potremmo dire psicologici da conoscere nel momento in cui diciamo sta per sottomettere una proposta, perché i valutatori sono delle persone, quindi noi dobbiamo essere in grado in qualche modo di colpirli con dei messaggi chiave e trasmettere con il progetto diciamo veramente la nostra attività di ricerca e l'intento per il quale noi stiamo sottomettendo una proposta. Quindi il primo approccio, il primo consiglio che io do, ed è qui diciamo io cercherò oggi di dare più che altro, più che dei consigli, degli spunti, delle indicazioni e dei suggerimenti proprio da persona che guarda un gran numero di progetti, il primo consiglio che do è di cambiare l'approccio, cambiare la prospettiva a voi ricercatori da parte vostra, nel senso che dovreste cercare di non porvi solamente nella vostra prospettiva, quindi quella del ricercatore che deve mostrare la propria eccellenza, la propria volontà di acquisire delle nuove conoscenze tramite un progetto del genere, ma in qualche modo, questo è l'aspetto fondamentale, porsi nell'ottica della Unione Europea.
perché l'Unione Europea dovrebbe finanziare voi in particolare e il vostro progetto, perché investire su di voi. E quindi voi dovete essere in grado di saper, tra virgolette, comunicare, brutto termine, vendere, diciamo, la vostra idea, ponendovi nell'ottica dei valutatori e dell'Unione Europea. Brevemente, il processo di valutazione si suddivide in due fasi: una fase individuale, quindi i progetti vengono sostanzialmente valutati, uno stesso progetto viene valutato da tre valutatori, da tre esperti in linea di massima, poi ci sono delle eccezioni, in una fase remota, quindi da casa, in un certo periodo appunto dell'anno, subito dopo la chiusura della call. Poi ci sarà una fase, e quindi io non so, io valutatore, uno dei tre, non conosco gli altri valutatori che valuteranno lo stesso progetto, questo per evitare che ci sia, diciamo, una reciproca influenza o comunque una commistione di giudizi e di commenti e di discordi punteggi. Poi ci sarà, in una determinata settimana dell'anno, subito dopo, circa dopo un mese, ci sarà una fase di una central phase che si tiene appunto a Bruxelles, in cui i tre valutatori si incontreranno e dovranno concludere, raggiungere una unanimità di giudizio per dare poi un riscontro e quindi un evaluation summary report al valutato, al candidato. E questa è la fase in qualche modo in cui si devono mettere insieme anche eventualmente dei pareri discordanti. Come potete vedere da questa slide proprio della Commissione Europea, in realtà il consensus phase adesso, ma questo lo diremo poi magari successivamente, il consensus phase è stato un po' anticipato. Cioè, se è vero che l'unanimità deve essere raggiunta su un progetto nella central phase, in realtà per quelle proposte, siccome il numero di proposte cresce di anno in anno, già i valutatori sono moltissimi e le proposte aumentano, è difficile gestire in una settimana tutti questi incontri tra i tre valutatori, per le proposte su cui c'è un'unanimità di giudizio, in qualche modo si raggiunge un consensus da remoto, tramite scambio di mail e tramite nuovi sistemi che la Commissione sta mettendo in atto. E questa, diciamo, è una novità. Ecco perché qui appare in questa slide il consensus come a cavallo tra la remote e la central phase. Questo avviene solamente per un numero limitato, in genere il 30% delle proposte, quando effettivamente vi sia non vi siano dei giudizi eccessivamente discordanti. La mia presentazione si suddividerà quindi in due parti. Una prima parte in cui ribadirò dal punto di vista del valutatore degli elementi che sono stati già ben stressati dal dottor D'Agostino, quindi quelli che secondo me sono gli elementi chiave, gli spunti della individual phase, però visti dell'individual fellowship, visti però dal punto di vista di chi analizza i progetti. E quindi la remote evaluation. Poi successivamente vedremo il consensus phase e quelle che sono le domande in generale che si fanno i valutatori, punti di forza, punti di debolezza più comuni che si ritrovano oggi nelle proposte progettuali. Parlavamo di approccio, un primo spunto ve l'ho già dato, porvi nell'ottica dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea dovrebbe finanziare me e non un altro ricercatore, questo progetto e non un altro progetto. Un altro elemento dal punto di vista dell'approccio da cambiare è il fatto che siamo nell'ambito appunto delle Marie Curie. Siamo, è vero, nell'ambito di un programma di ricerca e innovazione, nell'ambito di Horizon, ma qui il focus principale non è la ricerca, bensì la formazione attraverso la ricerca. Il vostro progetto non è un progetto per dimostrare quanto sia valida la vostra attività di ricerca che avete in mente di realizzare, ma quanto voi siate in qualche modo già dei ricercatori esperti, perché queste sono appunto azioni destinate a ricercatori esperti, ma in qualche modo che vi manca ancora qualche elemento nella vostra carriera, un elemento di diversificazione, di miglioramento ulteriore della vostra competenza o una prospettiva proprio di carriera, e quindi è fondamentale che questo progetto per poter procedere in questo senso. Ecco perché inizio sempre spesso con questa slide: Marie Curie vanno oltre un vero e proprio progetto di ricerca, ma sono progetti di formazione alla ricerca. E questo lo si fa attraverso lo strumento già ben evidenziato della IIIE nella dimensione della mobilità, e quindi intersettoriale, interdisciplinare e internazionale. Internazionale è, diciamo, un requisito in qualche modo anche di ammissibilità,
mentre gli altri aspetti di cui deve essere pervaso il vostro progetto sono quello della capacità di andarvi a arricchire all'interno di un'altra istituzione, soprattutto se questa in qualche modo è un'istituzione, diciamo, non uguale, non simile all'ambiente in cui siete già, state già lavorando. L'impatto atteso dalle individual fellowship, l'impatto infatti, e questi sono gli elementi che dovete sempre tenere presenti nel momento in cui stilate il draft di una proposta, impatto atteso, quindi quello che ci dovrà essere nel tempo dopo il vostro progetto, una massimizzazione del contributo dei ricercatori alla realizzazione di nuove conoscenze e soprattutto alla realizzazione di questa economia basata sulla conoscenza. Quindi in qualche modo il ricercatore diviene anche uno strumento di crescita della società. Ecco perché investire su di voi. Quindi voi dovete essere in grado di motivare, giustificare e dimostrare questa massimizzazione, diciamo, del vostro contributo a questa crescita. Un altro elemento fondamentale che non va sottovalutato nelle Marie Curie è il discorso che esse diventano in qualche modo uno strumento di potenziamento delle relazioni e del networking internazionale tra la host institution e la sending, diciamo, institution. Quindi anche questo vantaggio che ci deve essere non solamente per la crescita professionale del fellow, ma anche per la crescita professionale, la crescita in qualche modo delle relazioni, il potenziamento del networking delle istituzioni. Ovviamente impatto, ulteriore impatto, realizzare il pieno potenziale di questo ricercatore in particolare, quindi di voi stessi. E poi ovviamente, a seconda che si partecipi all'interno di panel particolari come il CAR o il reintegration, ovviamente il fatto che ci sia in qualche modo un rientro all'interno della carriera del ricercatore. Tutto questo impatto come lo si realizza? Attraverso degli obiettivi ben definiti, specifici, che spesso mancano a dire il vero nei progetti, in termini di crescita appunto professionale e di ulteriore appunto formazione. Quindi il progetto va visto come un individual personalized action, quindi un piano di azione mirato su voi stessi. Quindi voi dovete partire da un vostro curriculum, identificare dei gap in qualche modo formativi o competenze, anche qui lo vediamo nella parte, diciamo, più in basso della slide, in termini di competenze trasversali, di soft skill, e quindi voi andrete a colmare questo gap formativo con l'inserimento di un piano formativo che, ovviamente questo non è esaustivo, che preveda una serie di elementi, tra cui appunto questi che vedete. Perché mostro questa slide in inglese? Queste non sono slide mie, ma sono slide della Research Executive Agency. È il piano formativo che ci fa la Research Executive Agency nel momento in cui ci fa il briefing iniziale prima dell'avvio della formazione. Quindi questi sono elementi che vengono fortemente stressati dall'Agenzia Esecutiva Europea. Un elemento molto ben visto, su cui ancora una volta viene stressata l'attenzione, sottolineata l'attenzione per i valutatori, che il fellow in qualche modo prenda parte attiva siccome deve acquisire delle conoscenze, delle soft skill, quindi anche di comunicazione, di management e di gestione finanziaria dei progetti, ecco che allora come fare questo se non attraverso prendere parte alla stessa gestione finanziaria, ove possibile, in collaborazione con l'ufficio della host institution. Quindi scrivere nel progetto che in qualche modo si proverà a fare questo. E ancora, altro elemento fondamentale delle azioni Marie Curie, dimostrare il valore della carriera del ricercatore, il valore del ricercatore per la società europea. Come lo si può fare questo? Non semplicemente attraverso eventi di disseminazione diretti al pubblico, diciamo all'ambito scientifico di cui fa parte il ricercatore, ma diciamo eventi, outreach activities e diciamo eventi aperti. Quindi il ricercatore nel progetto, nella parte impact, farà bene anche a in qualche modo a identificare aspetti come questi.
E poi ovviamente acquisizione di soft skill, competenze diverse che stando in quell'istituzione non si potrebbero appunto realizzare, quindi è necessaria questa mobilità, quindi tutto va motivato, questa scelta anche dell'istituzione. È fondamentale lo strumento del secondment su cui si è soffermato appunto il dottor D'Agostino, che è assolutamente importante. Anche qui il secondment viene fortemente ben visto dai valutatori e deve essere però sempre giustificato, cioè non deve essere inserito in quanto appunto richiesto eventualmente o considerato un elemento diciamo migliorativo all'interno di un progetto. Quindi tutto deve essere chiaramente giustificato all'interno del progetto. E quindi qui non mi soffermo su per quanto riguarda la durata, le modalità del secondment, però questo viene visto come uno strumento fondamentale di crescita. Altro elemento molto importante, i criteri di valutazione scritto nelle guide vanno letti alla luce dei principi della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta. Bene, se così è, allora è bene, se voi state andando in o pensate di andare in un'istituzione che in qualche modo adotta questi principi, e questo è riconosciuto dal fatto di aver ottenuto quel label che avrete visto anche nella mia prima slide, Human Resource Excellence, perché l'OGS ha ottenuto come unico ente di ricerca nazionale questo riconoscimento dalla Commissione Europea, allora indicatelo se state andando in un'istituzione di questo genere. Dimostrate che all'interno del progetto che la host institution in qualche modo vi garantirà tutta una serie di elementi e di principi concreti che derivano dalla Carta Europea dei Ricercatori. Questa non deve essere solo teoria, ma si deve tradurre nelle varie parti del progetto con dei richiami a questi principi in particolare che vedete qui evidenziati. Ci sono degli elementi che sottolineo sempre come che sono dei principi generali su cui è basata la valutazione europea, ma che in qualche modo si riflettono sulla modalità in cui un progetto dovrebbe essere scritto. In particolar modo i primi due sono banalissimi, ma bisogna riflettere su questi elementi. Ogni proposta viene valutata sulla base di come è scritto. Come diceva il dottor D'Agostino, questo si traduce nel fatto che nessuna proposta deve dare nulla per scontato. Se io penso di andare nella migliore istituzione in quel settore scientifico per poter acquisire ulteriori competenze, non devo dare per scontato che il valutatore sappia che quella è un'istituzione eccellente in quel determinato settore. Lo devo motivare, lo devo giustificare e devo dunque ricordarmi in ogni cosa che scrivo all'interno di un progetto, devo dunque ricordarmi che questo deve essere giustificato. Secondo elemento, un elemento fondamentale di base, di trasparenza, una garanzia di trasparenza, l'accuracy, significa che le proposte vengono valutate esclusivamente su certi criteri di valutazione, quelli su cui tornerò tra un attimo e che sono stati già evidenziati appunto dal dottor D'Agostino. Che cosa significa? Che, e lo vedremo, questa griglia di valutazione corrisponde esattamente al formulario B, allo schema che deve avere il progetto, quindi c'è un'assoluta corrispondenza. Voi proponenti, voi candidati, non dovete avere in qualche modo la umiltà di seguire esattamente quel formulario in quell'ordine, non omettendo alcuna parte e non aggiungendo soprattutto degli elementi che non siano richiesti all'interno del form B, ovvero che non corrispondano a dei criteri di valutazione. Questa è una raccomandazione, se vogliamo, banale, ma nel corso degli anni, nei miei 10 anni di esperienza anche nel supporto ai ricercatori, ho visto che molte volte un ricercatore inserisce all'interno di una proposta qualcosa che non è assolutamente richiesto. Questo non solo è, e abbiamo visto il numero di pagine limitato, è una perdita di righe, di spazio all'interno del progetto, ma è un elemento che può anche in qualche modo infastidire il valutatore. Altro elemento fondamentale, è stato detto tutto, la
la scelta del panel di valutazione. Questo può essere un elemento determinante. Ho visto molte proposte che non sono state ben intese dai valutatori perché erano state collocate all'interno di panel sbagliati. Questo avviene soprattutto per alcune tipologie di settori, per esempio fisica, matematica, eccetera, in cui appunto più volte mi è capitato di vedere, quindi proposte che, siccome noi sappiamo, devono essere caratterizzate dall'interdisciplinarietà, può essere veramente difficile alle volte capire bene all'interno di quale panel sottometterlo. Perché è importante? Perché ai panel corrisponde una certa expertise appunto dei valutatori. E questo naturalmente è il punto di base. E i valutatori, tra l'altro, quei valutatori che fanno parte di un panel, in qualche modo nel momento in cui accettano di valutare un determinato progetto, si assicureranno che quel progetto sia effettivamente stato sia di loro competenza scientifica, però molte volte appunto non tutti e tre i valutatori hanno esattamente, per tutti e tre i valutatori, quell'argomento da voi selezionato corrisponde ad un diciamo ad una core expertise. Vi ho già detto quello che è il flusso del processo di valutazione. Le proposte vengono valutate in una prima fase individualmente con elementi di punti di forza e punti di debolezza. La proposta viene vista veramente in una forma quasi tridimensionale da diversi punti di vista, quindi su ogni criterio ci sono dei sottocriteri che poi corrispondono ai paragrafi del form B. E il valutatore per ognuno di questi criteri, tre criteri, dovrà stilare un elenco di punti di forza, un elenco di punti di debolezza e poi tirarne fuori un overall comment, quindi in cui individuerà, diciamo, quelli che sono gli elementi caratteristici della valutazione, diciamo, che contraddistinguono la valutazione di quella parte. Fondamentale, anche qui mi è capitato nella mia esperienza, non solo di valutatore ma anche di in qualche modo persona che ha dato supporto ai ricercatori, il fatto che il limite di pagine non venga rispettato. Mentre in passato, fino a 3 anni fa più o meno, i ricercatori venivano invitati a non considerare le pagine in eccesso oltre quelle stabilite, adesso, e quindi si parlava soprattutto di un consiglio o un suggerimento, adesso invece si è diventati molto diciamo stringenti su questo. È già in fase di valutazione dell'ammissibilità da parte dell'area, già viene segnalato sul sistema, per quanto riguarda quella proposta, che è stato, diciamo, superato il limite, quindi viene invitato il valutatore a non tener conto di quegli aspetti. Ho visto invece nella mia vita appunto di supporto alla ricerca nel mio ente, ho visto una proposta molto buona che ha preso dei punteggi molto bassi ed era scritto chiaramente che gli elementi fondamentali che avrebbero dato un giudizio positivo erano contenuti al di fuori delle pagine in eccesso. Quindi quando ho visto quello ho detto: questo è sicuramente un elemento su cui bisogna assolutamente stressare il limite. Struttura della proposta, dicevamo, e qui il motivo riprendo, tra l'altro questo è precisato qui, un altro consiglio che vi do: fino a due anni fa dicevo che era opportuno in fase di resubmission evidenziare un primo paragrafetto, una prima frase in cui appunto si diceva questa proposta è oggetto di resubmission, abbiamo tenuto conto dei giudizi dei valutatori e abbiamo migliorato soprattutto in queste parti. Bene, adesso viene detto chiaramente, come vedete qui, che queste frasi non devono esserci, per cui il valutatore verrà comunque a sapere, e dopo vi dirò quando, anzi ve lo posso anche dire subito, come avviene tutta la valutazione della resubmission, però, diciamo, cosa fondamentale, la resubmission diciamo non va fatto nessun riferimento. La commissione comunque lo sa, perché appunto voi indicherete questo, e verrà dato al rapporteur la precedente valutazione e la precedente versione del progetto solamente dopo che si è conclusa la valutazione. Questo a fine di non influenzare i valutatori. È naturale però che se voi con umiltà sarete in grado di leggere
la valutazione precedente e lavorare proprio sull'evaluation summary report, sarete in grado sicuramente di fare una proposta migliore. Quindi secondo me la resubmission è sempre un qualcosa da fare e che io consiglio fortemente rispetto alla, rispetto invece al redress. E questa è la griglia dei criteri di valutazione, su questo torneremo tra qualche minuto quando vedremo i punti di forza e i punti di debolezza, diciamo, più comuni. Qui evidenzio solamente, diciamo, due aspetti, una parte all'inizio e una parte che riguarda l'ultimo sottocriterio dell'implementation che non ho evidenziato. Primo punto, primo criterio di valutazione. Allora, intanto i criteri di valutazione sono tre: preferenza data, diciamo, peso maggiore ovviamente dell'excellence, all'interno del quale c'è l'eccellenza scientifica e anche, diciamo, l'eccellenza del piano formativo, e poi vedremo più nel dettaglio. L'impact diventa, come in tutto il programma, in tutto Horizon, il secondo criterio di valutazione, quindi l'importanza anche di scrivere la parte impact in maniera adeguata diviene assolutamente fondamentale, cosa che spesso viene invece sottovalutato. I ricercatori dicono: io sono un ricercatore, devo scrivere bene la parte dell'eccellenza scientifica o in questo caso della parte formativa. Invece l'impact diventa un elemento di valutazione davvero fondamentale. Implementation perché? Perché bisogna dare dimostrazione alla Commissione europea che quei soldi verranno dati nelle mani giuste, quindi in un'istituzione ospitante giusta, a fronte di un piano di ricerca, un piano formativo realizzabile, fattibile. Quindi in qualche modo l'implementation rappresenta lo specchio pratico di quello che viene fatto e viene detto all'interno dell'excellence e dell'impact. Perché ho sottolineato, il primo sottocriterio di valutazione, quality, innovative aspect e così via? Perché naturalmente questa è in qualche modo la carta d'identità del progetto, la prima parte che legge il valutatore, quindi quella da cui è più fortemente influenzato e potrebbe poi rimanerne influenzato per tutta la parte. Quindi bisogna chiaramente definire, far capire al valutatore il contesto, la consapevolezza, dimostrare la consapevolezza dello stato dell'arte, che è un elemento, diciamo, in poche righe riuscire a trasmettere questa consapevolezza e dimostrare questa consapevolezza, gli obiettivi definiti in maniera chiara, puntuale, possibilmente in bullet point, quindi in maniera elencata. Quindi non diamo impressione di elementi, di obiettivi, diciamo, vaghi. E poi la metodologia di ricerca, quindi questo è un elemento fondamentale. L'altro aspetto altrettanto importante che sta stressando, e lo vedremo adesso nelle slide successive, la Commissione europea nelle ultime call, è il commitment istituzionale. Quindi qui usciamo dall'excellence, andiamo a parlare invece dell'implementation, quindi l'ultimo sottocriterio di valutazione, l'institutional commitment. Siccome l'ultima parte non deve rimanere, diciamo così, come ultima parte da compilare con minore attenzione, questo è un elemento che viene assolutamente preso in considerazione dalla Commissione europea, ma su questo tornerò tra un attimo. L'abstract è importante per gli stessi valutatori, perché nel momento in cui viene assegnata una proposta, le 20 proposte, le 25 proposte che vengono assegnate più o meno ad ogni valutatore, il valutatore potrebbe anche decidere di rifiutare quella proposta perché magari non proprio in linea con le proprie competenze. Per cui un abstract chiaro, ben definito, che spieghi tutti questi elementi che vedete qui, cosa, perché, perché adesso, quindi ecco la relevance rispetto a quello che è lo stato dell'arte, why you, quindi perché voi, e l'impatto, tutti questi elementi devono essere presenti. Un mini progetto, appunto un abstract, che dà l'idea al valutatore di quello che è la proposta stessa. Qui ho riportato degli esempi, in parte volutamente, proprio copiati da alcune proposte, volutamente lasciati anche un po' piccoli, perché insomma non dobbiamo entrare nel merito della proposta,
ma darvi l'esempio come in poche righe, veramente in poche righe, ci possano essere tutti gli aspetti essenziali di una proposta. Questa era una proposta nell'ambito, forse ho dimenticato di dire una cosa importante, io sono valutatore da 3 anni, vice chair del panel socio-economico, quindi proposte di carattere economico e proposte di carattere sociale che comprendono veramente il mondo delle scienze umanistiche, politica internazionale e così via. Bene, qui vediamo una proposta originale, l'originalità è un altro aspetto veramente importante, l'utilizzo dei big data per, diciamo, migliorare la performance economica delle imprese. Quindi si parte da una comparazione con quello che è il contesto per noi concorrente, più fortemente concorrenziale, quindi Stati Uniti, in due righe, cosa avviene, qual è il tema su cui ci concentriamo, ma soprattutto la costruzione, quindi vedete nella parte poi sottostante anche gli elementi del collegamento dei network internazionali e del miglioramento dell'acquisizione delle new skills, complementarietà, quindi tutto ciò che quelli che sono i concept fondamentali delle Marie Curie, tutto concentrato all'interno di 10 righe. Prima parte, vi dicevo, la carta d'identità, qui siamo sempre in questo stesso progetto, un elemento fondamentale, oltre gli obiettivi, la metodologia, eccetera, una delle 3 I, l'interdisciplinarietà. E qui vediamo come questa proposta, in realtà stiamo sempre nell'ambito dei big data, appunto, come funzionali alla crescita economica del contesto produttivo, qui vedete l'importanza. Altro aspetto fondamentale che non è scritto magari chiaramente, ma che sarà sempre più importante, lo si vede più forse chiaramente in altri ambiti di Horizon, nelle sfide sociali, cioè l'impatto che deve avere per la società e quindi una rispondenza del progetto a delle sfide. È vero che qui siamo nell'ambito bottom up, quindi in un progetto in cui ci si può inventare un tema, ma comunque questa rispondenza rispetto a quelle che sono le sfide principali, in questo caso sfide e impatto socio-economico della proposta, è fondamentale. Perché interdisciplinarietà? Perché qui il concetto dell'utilizzo dei big data viene applicato e diciamo collegato alla spesa pubblica nell'ambito della salute. Quindi, come vedete, da un concetto puramente economico si arriva al concetto invece della salute. E questo era un altro elemento di interdisciplinarietà, che è un esempio di interdisciplinarietà che mi aveva molto colpito, in una, queste sono delle ultimissime valutazioni, l'importanza per esempio di una proposta che in qualche modo mette in evidenza dei collegamenti. Questo era l'impatto invece del mercato immobiliare rispetto alla crescita della green economy. E quindi potete immaginare che collegamenti questo può avere con tutti gli ambiti, dall'ambito culturale, sociale, etico, psicologico, educativo, cioè tutti gli e ambientale naturalmente. E questo è un esempio anche di originalità che si trasforma in interdisciplinarietà. Abbiamo detto gli obiettivi di ricerca, molto spesso, e questo lo dico dopo diversi anni, diversi progetti che ho guardato, che ho analizzato, è vero, si parla di Marie Curie come di progetti di carattere anche formativo, però molto spesso, siccome i proponenti siete ricercatori già esperti, spesso c'è in qualche modo il fatto, lo stato d'animo di dire ok, devo scrivere che farò della formazione, ma in realtà io faccio questa fellowship solamente per fare un'attività di ricerca e non per acquisire nuove competenze. E questo lo si vede anche in obiettivi formativi che sono fake, che sono un po' inconsistenti, non sono in realtà chiari e ben definiti. Viceversa, ci sono delle proposte, io non dico che dobbiate arrivare a scrivere delle proposte schematiche con delle tabelle, ma in cui si definisce l'obiettivo in maniera chiara, puntuale, sempre in maniera molto schematica. Ripeto, io non sono per le tabelle, ma questo è per darvi in qualche modo un esempio
opposto, e è la spiegazione di cosa si intenda effettivamente per quell'obiettivo formativo e in che cosa si esplicherà. Altro elemento nell'impact, sì, primo aspetto dell'impact, poi lo vedremo, è la crescita professionale dei fellows. Bene, allora poter immaginare in qualche modo di avere un piano della propria carriera, un proprio piano di vita, in qualche modo anche schematizzabile con un Gantt chart, con diciamo le varie fasi, di cui la fellowship, ecco l'elemento essenziale, non è una cosa che è capitata per caso, ma che rientra in un proprio piano di crescita formativa e di sviluppo professionale e costituisce quindi solamente un tassello. Ovviamente questo era il caso di, se non sbaglio, un ricercatore, una ricercatrice comunque finlandese, quindi possiamo immaginare che determinate ipotesi di carriera lo si possa fare più facilmente in alcuni paesi piuttosto che in altri. Altro aspetto fondamentale è la dimostrazione all'interno del progetto che l'istituzione, questo vale un po' per tutte le azioni Marie Curie, che l'istituzione abbia una capacità in qualche modo operativa per portare avanti gli obiettivi del progetto. E quindi questo non sarà solamente un elemento di valutazione, cosa molto importante, ma anche di ammissibilità in qualche modo di quell'istituzione. Cioè il valutatore dovrà esaminare se esistano quelle infrastrutture, quelle risorse, quelle competenze, e viene chiesto nel form di valutazione di inserire un segno in caso in cui queste competenze non siano riscontrate, nel qual caso in qualche modo viene a mancare l'apporto di quella host institution, oppure se si tratta di un progetto di partenariato ETN, il contributo di quell'istituzione non viene preso in considerazione. Voi potete immaginare quanto sia grave nel momento in cui c'è solo un'istituzione e quindi viene ticcato dal valutatore il fatto che non c'è in qualche modo la competenza di quell'istituzione, non è dimostrata. E vedete da dove viene chiesto ai valutatori di controllare l'esistenza di questa operational capacity all'interno della tabella B1 nella prima pagina e all'interno della proprio B6, quindi alla fine nell'ultima parte del progetto. Nel momento in cui il valutatore ritiene che comunque ci siano le capacità, e questo avviene al 99% dei casi in effetti, diciamo che però ci sono le capacità di base, ma poi il valutatore, quindi vedete com'è importante il commitment e il fatto di costruire una proposta insieme alla host institution, quindi che non sia un qualcosa che caschi solamente, che provenga una proposta che provenga solo dall'individuo, dal ricercatore. Quindi ci sono le due parti nell'excellence e nell'implementation, in particolar modo quell'ultimo criterio, sottocriterio di valutazione, in cui bisognerà chiaramente descrivere nel testo, quindi al di là delle tabelle, in che cosa si esplica questa operational capacity. Punteggi di valutazione, dottor D'Agostino vi ha già detto della forte competizione e i risultati sono stati veramente interessanti. Un progetto per avere qualche chance, soprattutto nelle individual fellowship, qualche chance di effettiva finanziabilità, dovrà porsi per ciascuno dei tre criteri sempre sui 4,8, 4,9 per ognuno dei tre, per avere veramente la certezza. Si conclude la frase individuale della valutazione, a quel punto io valutatore, uno dei tre, potrò vedere nel sistema, mi appariranno anche gli altri evaluation summary report in ovviamente un formato PDF non modificabile, per cui mi potrò preparare alla fase del consensus. Ecco dunque che se in qualche modo mi sarò appassionato, innamorato di un progetto, sarò disposto anche a difenderlo in caso di consenso e in caso di pareri discordanti degli altri valutatori. Se invece il progetto per me è uno dei tanti, e solitamente nella mia esperienza posso dire che non ci sono mai più su 20 progetti più di 2, massimo 3
progetti che ti colpiscano all'interno e che ti in qualche modo appassionino all'interno di un processo di valutazione. La fase del consenso, su questa fase è fase nuova, intermedia, non entrerò nel merito. Consensus meeting, appunto, la fase più delicata ed è caratterizzata da un elemento fondamentale, la mancanza di tempo. Quindi voi dovete scrivere, e questo lo dirò poi nei tips finali, diciamo, in qualche modo, in maniera chiara, trasparente, pulita, e mandare dei messaggi chiari al valutatore. Quindi, perché in mezz'ora di tempo, come avviene, si arriva a Bruxelles, si trova sul proprio tavolo la propria agenda e nei primi 3 giorni sono solamente incontri, uno dopo l'altro, di mezz'ora in mezz'ora. In mezz'ora i 3 valutatori devono trovare un consensus, quindi un'unanimità, non una maggioranza, di giudizi e di score, di punteggi su ciascuna proposta. Per cui diciamo il tempo è veramente scarso e allora il vostro compito come proponenti può essere solo quello di rendere più facile il lavoro e più piacevole al valutatore. Tra i 3 viene individuato un rapporteur, il rapporteur viene individuato in qualche modo automaticamente dal sistema nel momento in cui si fa la submission dell'individual report, quindi io se sarò individuato rapporteur di quella proposta naturalmente mi preparerò bene per cercare di mettere insieme i 3 giudizi, perché poi in fase di consensus dopo l'incontro il rapporto deve essere approvato da tutti, oltre poi tutta una serie, diciamo un flusso di lavoro che include anche i vice chair per l'esame delle eventuali discordanze o inconsistenze, cioè non coerenze tra i punteggi e le valutazioni, perché il rapporteur quando dovrà mettere insieme 3 pareri, a volte discordanti, 3 commenti eccetera, dovrà utilizzare degli aggettivi adeguati rispetto al punteggio che è stato selezionato, allora alle volte può venire fuori che sia un rapporto un po' contraddittorio. Invece l'obiettivo della commissione, e su questo veramente devo dire che negli ultimi anni da parte dell'area si sta facendo uno sforzo immane, quello di rendere i rapporti il più possibile chiari, trasparenti, e mandare dei messaggi, diciamo, il più possibile significativi ai candidati. E questo è un esempio di consensus report, per esempio, consensus di report che, come vedete, ancora una volta riprende e quindi viene ricordato, quindi c'è un martellamento in qualche modo anche nella cultura, nei confronti della cultura del valutatore, quindi ricordiamocelo sempre come proponenti, criteri di valutazione, form B esattamente corrispondente e evaluation summary report, che è consensus report, che praticamente ripercorre questo stesso schema, quindi punteggi che si possono dare, vengono ricordati i sottocriteri di valutazione, qui lo vedete in basso per l'excellence, e vengono dati punti di forza e poi nella pagina successiva i punti di debolezza e poi un overall comment. E così per l'impact e così per l'implementation. Adesso vediamo quali io ho fino a 15. Sì, okay. anche un po' oltre. No, va bene, fino a 15. Non si preoccupare. Quali sono quindi gli aspetti? Allora, sicuramente gli aspetti e le domande che si pongono i valutatori, qui li ho trasformate come punti di forza, diciamo, è quello che vi ho citato, è dimostrata nella proposta una consapevolezza da parte del candidato di quello che è lo stato dell'arte nel settore in cui si intende fare ricerca. Questo è un elemento che spesso o è fatto in maniera troppo prolissa o viene fatto in maniera molto ed eccessivamente rapida. Sono stati ben definiti gli obiettivi di ricerca, qui non mi soffermo. Innovatività, multidisciplinarietà, interdisciplinarietà, questo è un elemento fondamentale, la metodologia di ricerca, una chiara metodologia di ricerca, lo spazio è poco, abbiamo visto per l'individual fellowship 10 pagine complessive, quindi veramente non c'è modo di descrivere la metodologia di ricerca, ma i valutatori guardano soprattutto la metodologia di ricerca e quindi questo vi deve in qualche modo stimolare ad essere sintetici, concisi e chiari al tempo stesso.
Benefici, esistono benefici non solo per voi come ricercatore, ma per l'Unione. Ricordiamoci la massimizzazione del contributo, il primo elemento dell'impact, massimizzazione del contributo del ricercatore alla realizzazione di un'economia basata sulla conoscenza. Secondo beneficio per il fellow. Il fellow in realtà dovrà migliorare delle competenze, questo è scontato, ma attenzione, si parla sempre di più nella parte training, nel terzo o secondo sottocriterio di valutazione, di reciproco trasferimento di conoscenza. La stessa host institution deve poter beneficiare dell'eccellenza di quel ricercatore. Stiamo parlando di un ricercatore estremamente valido, un ricercatore già esperto, quindi bisogna dimostrare nel progetto che io vado sì lì ad imparare qualcosa, ma in qualche modo sarò in grado di dare delle competenze, trasmettere delle conoscenze alla host institution. Come vedete, è sempre un discorso di equilibrio di quello che si scrive. Quindi chiari obiettivi appunto formativi, l'ho già detto, supervisione del fellow. Un elemento che io metto sempre in evidenza, è vero che vengono richieste anche le pubblicazioni le pubblicazioni del tutor, del supervisor scientifico, però è altrettanto vero che bisogna dimostrare che il ricercatore non andrà solamente a fianco di un unico scienziato, di un unico scientifico che lo assisterà nel proprio percorso di crescita, ma in qualche modo che sarà accolto da un team di ricercatori valido e che ciascuno per le proprie competenze, i componenti di questo team, in qualche modo avrà qualcosa da dare al fellow. Quindi non concentriamoci solamente sulla figura del supervisor. E qui potete leggere quelle che sono le fasi delle estrapolazioni che in qualche modo ho fatto dei rapporti di valutazione. Come vedete, gli aspetti dell'interdisciplinarità sono estremamente messi in luce, non viene appunto messo in evidenza quell'added value, quella advance to the state of the art within the field, questo non è stato chiaramente descritto. La scelta del paese incluso non è appunto perché quell'istituzione, perché quel paese, questo è un altro elemento fondamentale, la metodologia di ricerca e gli aspetti innovativi, in sostanza quel quid in più che il progetto riuscirà a dare. L'impatto, dicevamo, va visto sotto due punti di vista. È importante concentrarsi, una parte, tra l'altro, in qualche modo ci sono meno sottocriteri di valutazione, ma i punti di vista sono due. L'opportunità di crescita, l'opportunità di formazione per il candidato, e ancora una volta ricordiamoci, teniamo anche a fianco, quando scriviamo il progetto, la Carta Europea dei Ricercatori, il codice di condotta della loro assunzione. E vediamo concretamente che cosa chiede da questo punto di vista la Carta Europea dei Ricercatori. Ecco quindi che, e qui sono riportate delle frasi che vengono proprio dalla Carta Europea dei Ricercatori, quindi il Career Development Plan che deve in qualche modo rispondere a delle esigenze formative del ricercatore. E poi il discorso della disseminazione, dell'outreach activities. Non ci dimentichiamo che nell'ambito appunto delle azioni Marie Curie c'è appunto anche la Notte Europea dei Ricercatori. La finalità qual è? È quella proprio di portare in qualche modo il contributo e la visibilità della carriera del ricercatore al beneficio e a beneficio della società civile. E quindi ricordiamo che, e mettiamo in evidenza la distinzione che viene ribadita all'interno delle Guide for Applicant tra il public engagement da un lato e l'outreach activities al di fuori del contesto scientifico, come vi dicevo, e la disseminazione dei risultati nell'ambito scientifico. Per cui prevediamo nel progetto, non diciamo questo come spesso avviene solamente a parole, ma prevediamo delle azioni pratiche che potremo realizzare. Per esempio questo mi viene in mente nella fase di rientro di un candidato, quindi quello in cui il trasferimento di conoscenze è l'elemento fondamentale, quello che il ricercatore ha acquisito in quell'istituzione di eccellenza in un paese terzo e quello che dunque potrà riportare all'Europa. E qui vedete come molte volte, diciamo, non è evidenziato molto chiaramente l'impatto della ricerca e del training sullo sviluppo, sulla carriera dell'applicant.
I benefici specifici alla host institution, questo elemento che vi dicevo, questa reciprocità, non sono evidenti, i piani di disseminazione, e qui dentro c'è anche la parte della proprietà intellettuale. Ricercatore, che è un aspetto estremamente delicato nelle azioni Marie Curie, perché appunto si va a fare attività di ricerca in un'altra istituzione, si potrebbero acquisire, soprattutto in determinati settori scientifici, delle, diciamo, dei risultati, e quindi prevedere nel progetto come in qualche modo si intende gestire questi eventuali risultati è un elemento abbastanza delicato e secondo me non particolarmente normato all'interno delle azioni Marie Curie. Implementation, ultima parte, ultimo criterio di valutazione, qui sempre di più le individual fellowship si stanno in qualche modo adeguando a quelli che sono le altre tipologie di progetti in qualche modo di rete o progetti classici del programma quadro, quindi un piano di lavoro. Qui vi ricordo che tutto quello che viene detto, cioè qui subentra alle volte la meticolosità del valutatore, cioè il valutatore qui vuole vedere che tutto quello di bello, di intento che avete scritto all'interno delle altre parti del progetto si rifletta in un piano di lavoro concreto, fattibile, con una tempistica ben definita. Ecco quindi che i milestones, i deliverable, quindi tutto ciò a cui porta o gli elementi, gli aspetti delicati del progetto devono essere ben evidenziati, e soprattutto il timing, questo è fondamentale. Un altro elemento su cui, e ne vedo sempre di più di progetti che cadono all'interno, e qui parlo appunto dal punto di vista della mia istituzione, che non vanno bene, sono la mancanza di attenzione ai contingency plan, quindi diciamo l'esistenza, il fatto che non esiste in qualche modo un piano B, una descrizione dei rischi cui si potrebbe incorrere, e quindi come il ricercatore in qualche modo potrebbe in questa eventualità, diciamo, introdurre delle azioni correttive. Ancora una volta, gestione della proprietà intellettuale anche qui, e non mi soffermo sul commitment istituzionale, che è l'altro elemento fondamentale. E qui vedete viceversa tutte le cose che non sono state chiarite. Molto spesso il valutatore vede degli obiettivi molto ambiziosi e già lì magari è un po' perplesso, poi va a vedere la tempistica e dice ma è impossibile che in questo tempo si possa realizzare tutto questo, e questo è un elemento fondamentale. La struttura di management in realtà è un elemento molto easy, molto semplice all'interno di un progetto Marie Curie, quindi non mi soffermerei, e la complementarietà va bene tra, quindi far capire anche quello che mette a disposizione la host institution per il ferro. Il tutto si conclude con la valutazione con il panel meeting finale, e qui vedete diciamo le diverse ranking list, che è un po' il discorso che vi faceva appunto il dottor D'Agostino, per quanto riguarda le diciamo le ranking list che vengono approvate in fase di panel meeting finale. Elemento, ma qui forse Angelo ci può dare anche una mano come diciamo persona che ha visto molti di questi progetti. I panel CAR e reintegration sono dei panel in qualche modo multidisciplinari, quindi valutatori, diciamo che c'è un minor numero di proposte, c'è però al tempo stesso anche il fatto che non vi siano delle, diciamo delle competenze, o vi sono meno competenze tecniche rispetto all'argomento di ricerca. Quindi diciamo che qui un po', se vogliamo, una questione di fortuna o di bilanciamento, diciamo, degli aspetti, cioè se optare per l'uno o per l'altra, diciamo, panel. Il redress non mi soffermo, l'unica cosa, sconsiglio di fare i ricorsi per una semplice ragione, perché i tempi, ovviamente lo sconsiglio come valutatore, però lo sconsiglio anche per voi, perché i tempi sono molto lunghi. Ormai le call sono certe, se una call non è andata bene un anno, sappiamo che nello stesso periodo, con quelle date ben precise, sarà ripresentata, e molto spesso si fa prima a ripresentare piuttosto che ottenere l'esito del redress. Soprattutto il redress si può fare solamente per errori di carattere formale all'interno della valutazione finale. Per cui se manca un pezzo di valutazione, se è chiaro che
quel rapporto non si riferisca a quel determinato progetto, per cui diciamo che è veramente improbabile, quindi non è che si rimanda una lettera in cui si richiede di valutare o di dettagliare, si dettaglia meglio cosa che non era stata già dettagliata all'interno della prima proposta, questo non viene mai accolto. E qui vedete l'aumento esponenziale fino alla fine del settimo programma quadro, la call del 2013, lo scorso anno ci sono state appunto, invece c'è stato un calo delle proposte, come già diceva il dottor D'Agostino, e quest'anno probabilmente già dalle prime informazioni che si hanno ci sarà di nuovo un aumento delle call. Poi qui appunto, ma non mi soffermo perché insomma Angelo ha fatto già una... diciamo ben approfondito questa parte dei risultati. Cosa si attendono dunque in valutatori, in quattro parole? Credibilità, credibilità di un progetto, un'idea fattibile e convincente, comunicazione, trasparenza, chiara definizione dell'idea, concretezza, l'abbiamo detto, la coerenza, quindi qui scaturisce un elemento, ma poi lo diremo anche alla fine. Se avete l'opportunità, io suggerisco sempre di far leggere in fase finale, oltre magari per un check-in finale al National Contact Point con i tempi che poi il dottor D'Agostino sicuramente vi saprà meglio dire, ma anche ad un esterno, a qualcuno che non conosce esattamente la vostra proposta, perché questo è un elemento fondamentale. E allora, per concludere, alcuni consigli pratici. Cambiare la vostra prospettiva, questa è una frase della commissione, la proposta non deve mai dare l'impressione di essere stata scritta per prendere dei finanziamenti, ma per risolvere dei problemi o raggiungere delle sfide appunto sociali. Chiarezza, inglese fluente e conciso, rendere il testo chiaro, ben strutturato, paragrafi brevi, suggerisco sempre di evidenziare delle keywords che richiamano l'attenzione, non in maniera eccessiva, ma qui e là, per rendere il testo più piacevole e più easy nella lettura. Proposta quindi leggibile, tenendo presente il discorso del tempo. Aspetti formali, quello che vi dicevo prima, di attenersi esattamente a quelle che sono le regole, di non inserire nuove parti all'interno del progetto che non siano pertinenti e quindi rispondere solamente ai punti indicati nel form B. Aspetto fondamentale, l'innovatività del progetto. Molto spesso io vedo soprattutto il panel socio-economico, le proposte, noi analizziamo molto progetti che riguardano l'integrazione europea, i rapporti di buon vicinato, la politica internazionale, la politica dell'immigrazione e così via. Molto spesso le proposte non tengono conto del fatto che quel tema è stato presentato e ripresentato. Allora ecco che lo si può comunque presentare, ma deve colpire in termini di originalità. E poi elementi diciamo finali, davvero finali, di non dare per scontato che tutti e tre i valutatori, appunto vi dicevo, siano hardcore expertise di un determinato argomento. Gli acronimi, non riempiamo il testo di acronimi, acronimi devono essere chiari, leggibili e, questo è più banale come idea, ma comunque capita psicologicamente, anche l'acronimo del progetto, che sia un acronimo in qualche modo riferito a quell'idea, che non sia un acronimo casuale o illeggibile, perché questo è già un elemento che sicuramente non è positivo per il valutatore. Prepararsi con largo anticipo, questo lo dico sempre quando vado negli atenei, negli enti di ricerca, e lo dico anche ai ricercatori della nostra istituzione. Cerchiamo di fare delle scelte chiare a livello di strategie, qui mi sembra che siano state fatte delle scelte molto chiare su questi argomenti, e quindi prepariamoci con largo anticipo. Non decidiamo di partecipare a una call solo perché casualmente ci è stato segnalato da un bollettino che è stata aperta una determinata call. Dobbiamo già saperlo prima, adesso Horizon ci consente di farlo, con 2 anni d'anticipo, tra 1 mese, 2 mesi saranno già pronti i work program per i prossimi 2 anni, 16-17, per cui possiamo fare davvero una strategia, non abbiamo più scuse, questo è fondamentale. Coinvolgere un buon progetto, coinvolge la parte amministrativa e quindi diciamo di staff di un ateneo, di un ente di ricerca, un buon progetto, e questo ve lo garantisco come nella mia piccola esperienza di valutatore, è
un progetto non eccellente scientificamente, ma un progetto che è chiaro che sia stato fatto quattro mani con, in qualche modo, anche i servizi di supporto. Quindi questo, ora non dico che debba essere costruita dai servizi di supporto, ma che comunque ci sia una costante informazione e soprattutto confronto con i colleghi che sono più esperti di alcuni aspetti del progetto, management e impact per esempio. Far leggere la proposta da un esterno e leggere con attenzione gli esiti della valutazione, nel caso questi non dovessero essere favorevoli, perché questo è un elemento fondamentale. Credo di aver finito così. 5 minuti di risposta. Sì, aggiungo solo il fatto che vorrei sottolineare che oltre al numero, come avete visto, alla crescita significativa del numero di proposte, sicuramente a questo si è accompagnato anche la crescita del livello medio delle proposte, perché vedete, le iniziative che stiamo facendo noi oggi, ovviamente le stiamo facendo anche in tutto il resto d'Italia, ma anche in tutto il resto d'Europa, e quindi è chiaro che insomma, la gente si sta attrezzando per migliorare, quindi insomma è un'asticella che in qualche modo cresce in continuazione, ma questo fa parte insomma dei compiti dell'università, tenere il livello il più alto possibile. Infatti, mi aggancio a questa cosa: se una proposta prende 90 punti su 100 e non viene finanziata, il punto dove si può lavorare ancora è proprio la parte implementation e impact, perché diamo per buono il fatto che la ricerca in qualche modo sia di qualità. Per questo motivo noi diamo un supporto ai ricercatori, giusto per evitare ad Angelo D'Agostino di essere sommerso dalle vostre proposte, il flusso è che prima passate da noi, sto parlando per chi è di Ca' Foscari naturalmente, e poi quando la proposta è già un buon livello di maturazione la mandiamo ad Angelo, in modo che non abbia da vedersi milioni di proposte, perché è chiaro che poi la qualità del feedback che vi dà non potrà essere suprema se ne vede troppe. Al tempo stesso vi dico altre due cose al volo. La resubmission, cioè riprovare, è una cosa che bisogna assolutamente fare, intanto perché la valutazione che ricevete è comunque la valutazione di tre esperti europei o addirittura internazionali, anche extraeuropei, bravi sul vostro campo, quindi è la miglior consulenza che vi possa capitare. In più è una consulenza gratis, perché va detto anche questo, perché la commissione comunque, valutare tutte queste proposte per la commissione è un costo. Non a caso sul fronte IRC, cioè di cui si parla, l'altro programma di cui si parlava prima, chi non passa la soglia sta fermo un giro o addirittura anche due giri se non ha un voto alto a sufficienza, mentre qui si può fare una resubmission anno dopo anno, per cui finché questa cosa si può ancora fare approfittatene, perché se l'aria che tira è quella di risparmiare, potrebbe anche capitare qualcosa del genere, speriamo di no. Abbiamo visto che è una proposta che sta dentro a 10 pagine, quindi sono 10 pagine che vi possono cambiare, non dico del tutto, ma abbastanza radicalmente la vita, perché vi mandano sulla Luna almeno per un paio d'anni o tre. Proprio per questo abbiamo chiamato chi sulla Luna c'è già stato, e quindi la Marie Curie Alumni Association è qui per dire che non basta solo vincerla, ma poi c'è qualcosa dopo, bisogna prevedere che succeda. Per cui lascio volentieri la parola a Francesco Grassi, che è qua, che è parte di questa associazione che ha anche il banchetto fuori che avete visto, è divisa in chapter, come le associazioni di alumni usano fare, e questo è il chapter del Nord Italia, per cui sono tutte persone che l'hanno già vinta, la stanno facendo, l'hanno già finita e vi possono dare, come dire, anche un consiglio dal punto di vista pratico alla pari, quindi sono ricercatori, non sono più funzionari come noi. Grazie, la parola a Francesco. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Francesco Grassi, faccio primariamente ricercatore all'Istituto Ortopedico Rizzoli a Bologna, mi occupo quindi di ricerca in campo di biomedicina e ortopedia.
e sono stato Marie Curie Fellow in FP6, quindi 7-8 anni fa ho completato la mia fellowship che mi ha portato negli Stati Uniti per un certo periodo e sono rientrato, erano le fellowship che allora si chiamavano Outgoing International Fellowship, che sono l'equivalente delle borse internazionali di adesso. E al di là dell'esperienza personale, di cui poi vi parlerò brevissimamente dopo, io oggi vengo in qualità di membro della MCAA, che è la Marie Curie Alumni Association, di cui sono vice chair da circa un anno e mezzo, da quando cioè l'associazione è stata fondata. E giuro che non mi sono coordinato con Dario Pellizzon, però io avevo esattamente pensato alla metafora del Lost in the Space, per rispondere alla domanda, devo dire, estremamente interessante e centrale che mi avevano posto come titolo della presentazione gli organizzatori, cioè Is there life after Marie Curie Fellowship? Una domanda assolutamente centrale non solo per i diretti interessati che si trovano proiettati nella Luna, come diceva giustamente Dario, ma una domanda centrale anche per la Commissione europea che si chiede giustamente: un investimento così importante e ormai così di lunga data come la Marie Curie, il Marie Curie Program, che tipo di effetti abbia sortito? In parole diciamo molto povere, la domanda è: che fine fanno i Marie Curie Fellowship? Davvero l'esperienza Marie Curie porta un valore aggiunto nello sviluppo di carriera di chi la fa? Ok, allora cercherò di rispondere un po' provocatoriamente. Ho messo un astronauta perso nello spazio perché uno potrebbe pensare, soprattutto ahimè tornando in Italia forse più che altrove, che questo bellissimo viaggio sulla Luna poi corrisponda a un atterraggio duro o devastante. Quindi di nuovo la domanda centrale è: ma davvero una Marie Curie Fellowship aumenta le chance di successo di un ricercatore che l'abbia conseguita? Allora, vi dicevo brevemente che questa non è una domanda banale anche per la Commissione. Io, che pure faccio altro nella vita, mi è capitato, grazie a questa esperienza della Marie Curie, di avvicinare un po' gli ambienti nella Commissione che si occupano di Marie Curie, ho dovuto constatare con mia sorpresa, dovuta alla mia ingenuità iniziale, che la gestione dei dati e delle informazioni sui Marie Curie Fellowship non è affatto un fatto banale. La Commissione non sa quasi nulla di tutti i Marie Curie Fellow, almeno fino a FP5, cioè fino all'inizio degli anni 2000, quindi per i primi 10 o 15 anni in cui il programma ha finanziato comunque varie migliaia di persone, le informazioni non ci sono mai state e la Commissione almeno fino a quell'epoca non conosce neanche nomi e cognomi di chi ha fatto le Fellowship Marie Curie. Sembra una cosa incredibile. Nonostante sono stati fatti alcuni sforzi da alcuni anni a questa parte, naturalmente è in atto uno sforzo significativo di cercare di capire, di avere un follow up di chi ha fatto la Marie Curie Fellowship e di capire e di tracciare i percorsi di carriera di chi è stato Marie Curie. Ad esempio, da qualche anno si produce un report ufficiale da parte di un'agenzia specializzata per conto della Commissione Europea esattamente su questo tema di Marie Curie Fellow e Career Development. Io ho preso, prima ancora di entrare nel merito della nostra associazione degli alunni, ho preso alcune informazioni, molto poche per la verità, ma che vogliono darvi un quadro di, diciamo in termini di numeri e di fatti, di che impatto ha la Marie Curie sulla carriera di chi l'ha conseguita. L'ultima edizione del report, nel suo executive summary, per esempio, riassume il complesso dei dati che il report mostra con questa frase, che è incoraggiante e già dà qualche speranza, e dice che in effetti completare una fellowship Marie Curie ha senz'altro un effetto benefico sulle prospettive di carriera dei ricercatori. E ci sono diversi indicatori che il report dettaglia, per cui chi è stato un former Marie Curie Fellow è certamente a punteggi più alti e quindi chance migliori di chi non lo è stato o ha avuto altri tipi di fellowship sulla possibilità di avere alcuni, diciamo, driver chiari della carriera più velocemente o più facilmente. Ho preso due o tre esempi a cui i ricercatori sono particolarmente sensibili. Questo è
un altro degli statement dell'executive summary che dice e riassume per esempio alcuni dei driver di carriera su cui i Marie Curie Fellowship hanno una maggiore facilità, sono ad esempio l'accesso a facilities di ricerca di alta qualità o laboratori, avere network professionali più allargati e quindi più ampi, e infine avere un aumentato patrimonio di skills, quindi di strumenti in senso lato interdisciplinari. Due o tre grafici un po' rubati dal report per cercare di rispondere alla nostra domanda iniziale. Anzitutto, quando ad un Marie Curie Fellow viene chiesto banalmente ma ripeteresti l'esperienza, come vedete il livello di soddisfazione è molto alto, cioè l'88% di chi è stato Marie Curie Fellow ci dice che certamente la rifarebbe e un 9% dice probabilmente la rifarei, quindi fa un 96% di chi ha fatto l'esperienza che certamente la rifarebbe, e questo è sempre un indicatore del fatto che evidentemente c'è una soddisfazione elevata. Volevo farvi navigare velocemente in questa tabella. Questa è una tabella che prova a mostrare, ha provato a misurare l'impatto sulla capacità di pubblicare, che è uno degli argomenti a cui naturalmente siamo tutti più sensibili. E in questo caso, in questa tabella, vedete l'impatto in termini di numero di articoli e di H-index, quindi la citation index a cui ormai tutti i ricercatori sono soggetti. Allora, non è facilissima da leggere, ma vi ho evidenziato la cosa che ci interessa di più, visto che questo incontro ha un focus speciale sulla individual driven fellowship. Se voi guardate il numero di articoli totali che sono pubblicati dai Marie Curie con la relativa significatività statistica, qui viene fuori chiaramente che nel sottogruppo di Marie Curie delle borse individuali, individual driven, c'è un numero significativamente maggiore in termini di numero di articoli che viene prodotti nel proseguo di carriera dopo la Marie Curie, con una significatività molto elevata. La cosa si ritrova anche, se voi guardate l'equivalente riga della Average H-Index, quindi nelle Individual Driven Fellowship c'è un più 2,85, che è il numero nettamente superiore a tutti gli altri come media di H-Index, con alta significatività, rispetto a tutti gli altri gruppi. Questo sembra delineare, su uno degli indicatori più interessanti per la carriera di ricerca in senso lato, che essere stato un Marie Curie ha un impatto certamente positivo sulla quantità di lavori che si pubblicano e su quanto questi vengono citati. Il report naturalmente cerca di spiegare questa cosa, ed è evidente che le azioni individuali di Marie Curie sono quelle dove c'è anche il maggior tasso di motivazione del ricercatore, che ha una pressione esterna ma anche interna a rendere il più efficace possibile questo periodo di sviluppo della propria carriera. Questa è una tabella sull'impatto sulle posizioni, soprattutto accademiche, che vanno poi a conseguire i Marie Curie. Anche in questo caso, qui la tabella, la parte alta, diciamo, visualizza e quantifica la quantità di Marie Curie che diventano principal investigator o group leader da qualche parte. Anche in questo caso, non soltanto la prima liga, l'overall, ci dice che globalmente chi è stato un Marie Curie ha una percentuale più alta del gruppo di controllo di diventare principal investigator o group leader, ma dentro il gruppo di Marie Curie, quando viene scorporato, la individual driven è seconda soltanto a quelli che finiscono nel private sector, cioè individual driven Marie Curie hanno delle ottime performance, superiore alla media dei Marie Curie e nettamente superiore alla media di chi ha avuto altri tipi di fellowship, come probabilità di finire ad essere PI o group leader nel proseguo della propria carriera. Discorso simile per posizioni di tipo accademica. Come vedete, la probabilità rispetto a un gruppo di controllo di diventare una posizione equivalente a professore associato è di un più 6%, e diventare full professor anche lì più 6,2. Quindi dati incoraggianti. Curiosamente non diventano capi di dipartimento, ma questa è una questione che non saprei spiegare. No, io lo saprei spiegare benissimo, veramente. Sì, magari ce lo spieghi poi dopo.
Un ultimo punto che è estrapolato dal report è la probabilità di che i Marie Curie Fellow abbiano accesso ad ulteriori finanziamenti dopo la Marie Curie. Questa è una tabella molto composita e non tutti gli indicatori sono necessariamente positivi, ma volevo stressare particolarmente la capacità dei Marie Curie di attrarre fondi ERC. Questa può sembrare una differenza piccola, ma poi tradotta in numeri, di fatto il report spiega che chi è stato Marie Curie ha una probabilità del 3% più alta di riuscire a vincere un ERC e del 7% più alta di avere altri finanziamenti europei. Entrambe sono statisticamente significative. Ha una capacità invece più bassa di accedere a finanziamenti privati e questo apre un pochino un punto che vi accenno soltanto, ma che nel report è spiegato bene, cioè sembrerebbe da tutti gli indicatori che il proseguo di carriera di Marie Curie abbia certamente dei canali preferenziali di vantaggi verso la carriera accademica, ma ciò non sembra altrettanto vero per indirizzare carriere nel privato, e su questo credo che è un input su cui la Commissione sta lavorando. Quindi di nuovo, i dati che vi ho fatto vedere finora suggeriscono su tre indicatori chiave che in effetti questa esperienza di fellowship o questo viaggio sulla Luna aiuta a tornare poi in delle posizioni migliori di quelli da cui si è partito. Quindi maggior probabilità di numero alto di pubblicazioni ad alto impatto, maggiore probabilità di vincere i grant più appetibili che abbiamo attualmente in Europa, che sono gli ERC, e maggiore probabilità di avere delle posizioni, diciamo, di group leader o di full professor se siamo interessati a carriere accademiche. Dunque sembrerebbe che sì, la Marie Curie ha un impatto positivo, non a 360 gradi forse, ma in alcune direzioni importanti. Allora, qui si inserisce un po' il discorso sulla associazione degli alumni Marie Curie, che io qui rappresento, e che è un'associazione, è stata fondata un anno e mezzo fa. A dispetto del nome, che di solito suggerisce un'iniziativa dal basso, spontanea, degli ex fellows, come è in tanti posti del mondo, questa è un'iniziativa che è stata voluta, guidata e finanziata dalla Commissione e che la Commissione intende come uno strumento vero e proprio ed importante per tenere proprio insieme la comunità molto ampia di chi è stato Marie Curie, e quindi questo per la Commissione è uno strumento importante, anzitutto di avere un mezzo facile e veloce per rispondere alla domanda di prima, cioè che fine fanno i Marie Curie. Se io riesco a tenerli insieme in un'associazione in cui tutti confluiscono, saprò con molta facilità chi sono anzitutto, cosa stanno facendo e che successo stanno avendo nelle loro carriere. L'associazione è stata, come vi dicevo, una piccola nota storica, questa non è la prima né l'unica delle associazioni degli alunni Marie Curie, questo a volte genera un po' di confusione. Già una decina d'anni fa era partita un'associazione che si chiama MCFA, dei Fellows Marie Curie, che era invece un'iniziativa veramente dal basso, fatta solo da Fellows, che ha intrattenuto per alcuni tempi dei rapporti con la Commissione, ma poi non sono riusciti ad andare d'accordo a sufficienza per decollare verso un'iniziativa strutturata. L'associazione dei Fellows Marie Curie esiste ancora, è un'associazione che vive però del tempo di qualche volontario, quindi è un'associazione che ha un raggio d'azione molto ridotto. Tre anni fa la Commissione invece ha deciso che questa era un'area strategica, quindi ha fatto un serio investimento su questa cosa, ha detto fondiamo un'associazione che sia finanziata, guidata e supervisionata da noi, perlomeno avviata da noi. Ciò non toglie che, come vi mostrerò tra qualche minuto, l'associazione è di fatto governata da un board di volontari come me, ex Marie Curie Fellows, che sono lì a titolo volontario, ma che diciamo sono in qualche modo guidati o lavorano su linee guida inizialmente che la Commissione stessa ha dato. La MCAE è stata appunto inaugurata nel novembre 2013, poi fondata legalmente nel febbraio 2014, attualmente ha circa 6.000 membri. Il bacino d'utenza è immensamente superiore, perché il numero totale delle borse Marie Curie che sono state erogate dall'inizio si avvicina agli 80.000. La Marie Curie è un programma che ha più di 20 anni, credo, no?
Quindi stiamo via via crescendo ad un ritmo sostenuto, ma soprattutto a partire da Horizon 2020 la associazione, diciamo l'adesione a questa associazione verrà proposta in modo esplicito fin dai tempi della contrattazione per chi vince le borse Marie Curie, quindi sarà diciamo un fatto molto più naturale di quanto non lo sia per chi è stato Marie Curie negli anni passati, che bisogna raggiungere con l'informazione dell'esistenza di questa associazione. Però in un anno e mezzo siamo diventati 6.000 e cresciamo al ritmo di circa 1.500-2.000 all'anno. Quindi sta diventando una comunità ampia e di gente molto motivata. Come recita lo statuto di MCAA, il principale e diciamo il più ampio scopo dell'associazione è quella di promuovere il pieno potenziale di questa ampia comunità di ricercatori che hanno appunto beneficiato o beneficiano in questo momento, nel presente, di una borsa Marie Curie. La consapevolezza che guida la filosofia di questa associazione è che la Marie Curie sia una comunità molto particolare, con un valore aggiunto importante rispetto a qualunque altro tipo di fellowship, e che sia importante avere un'iniziativa strutturata che ne promuove gli sviluppi di carriera dopo che la Marie Curie Fellow si è esaurita, fellowship. Dove trovate la MCAA? La trovate anzitutto sul sito che vedete qui, di cui vi do uno screenshot aggiornato a ieri e che vi dà più o meno un'idea anzitutto di quanti siamo, appunto eravamo 5.955 ieri pomeriggio, e di quale sia la struttura generale del sito e quindi dell'associazione, che ha molti diversi gruppi di lavoro che vi spiegherò poi nelle prossime slide, e che ha anche, come vedete qui sulla destra, una sezione dedicata a job board, quindi un posto dove si possono offrire o cercare offerte di lavoro. Una piccolissima overview su come è composta. Come vi dicevo, avete visto, siamo quasi 6.000. L'Italia, tra l'altro, come vedete da questo grafico, è quello che contribuisce col numero maggiore di membri dell'associazione, circa 880, seguita da Spagna, Germania e Francia. E, i scientific panels sono i più vari, come vedete, ma c'è una prevalenza abbastanza netta di life science tra coloro che si associano alla Marie Curie Association. Una veloce occhiata alla governance per chiarire meglio che l'associazione è guidata da un board. Il board è fatto da alcuni membri, diciamo, ordinari. C'è un comitato esecutivo che ha un chair, due vice chair, un segretario e un tesoriere, sono tutti volontari come me, come vi dicevo, e poi ci sono dei membri ex officio, come si dice, di cui fa parte due commissari, due office della Commissione Europea, che seguono in modo diretto appunto i lavori dell'associazione. E li seguono per un motivo molto semplice: nonostante che si auspichi, diciamo nel lungo termine, si auspichi che l'associazione diventi autonoma anche finanziariamente, attualmente l'associazione è dipendente interamente da dei finanziamenti anche significativi, devo dire, della Commissione stessa. Allora, gli obiettivi, diciamo, più immediati e più concreti. Anzitutto dare delle opportunità di sviluppo di carriera attraverso piccoli finanziamenti a tutti i membri Marie Curie, ve li andrò a spiegare a breve più dettagliatamente. E poi più in generale costruire occasioni di networking che sono basate sia sulla vicinanza geografica, e questi sono quelli che chiamiamo chapters, sia su interessi tematici, e questi sono quelli che noi chiamiamo working group. Cioè questa ampia comunità di quasi 6.000 persone poi si raduna in gruppi di interesse che sviluppano le tematiche più varie. Più dettagliatamente di che cosa ci occupiamo? Allora, funding anzitutto. Diamo piccoli finanziamenti per occasioni che naturalmente sono delle calls, quindi sono dei bandi formalmente interni che facciamo, i membri applicano, e questi sono piccoli grant che servono allo sviluppo di carriera di chi è stato Marie Curie, nei sensi più vari. Possono essere i costi per sostenere una pubblicazione, i costi per andare a una conferenza, i costi per produrre del materiale video o media in generale che serve al mio sviluppo di carriera.
offriamo una directory degli alunni, naturalmente essendo membri si accede immediatamente a identità, contatti, interessi di quasi 6.000 persone che hanno avuto un'esperienza come la tua, e questo ti apre un mondo interessante di opportunità di networking. Ci sono attività a gruppi che possono essere più strutturati, come nel caso di Working Group of Chapters, o sono più nella forma di blog, a volte sul sito web dell'associazione, in cui si discutono semplicemente temi senza che questo implichi una rilevanza, esigenze finanziarie o economiche di qualche tipo. Il sito web inoltre ha una sezione di news che collega un pochino a tutte le ultime informazioni rilevanti sulla vita della commissione, fellowship, programmi, finanziamenti e via dicendo, nonché un calendario degli eventi. E poi c'è una sezione di employment opportunities dove a volte si possono trovare opportunità di lavoro, è una sezione che stiamo cercando di rendere più vivace adesso, o dove volendo si può postare il proprio curriculum per chi fosse interessato. Un overview su chapters e working group. I chapters sono l'organizzazione che l'associazione si è data, come spesso succede per questo tipo di associazione, su base regionale. Ne esistono, come vedete, 17 fino a questo momento, ma ne stiamo approvando degli altri. Volevo farvi notare che in Italia ne abbiamo due, proprio perché l'Italia è la nazione con più membri. E abbiamo un Northern Italian Chapter, di cui Shikhar Agarwal, che vedete là in fondo, è il chair, e abbiamo una Sicily Chapter, che è basato su una serie di Marie Curie che stanno nell'area soprattutto di Catania, molto vivace anche quello. Come vedete ci sono chapters che vengono un po' da tutto il mondo, c'è un South Asia che copre un'area amplissima tra l'India, il Pakistan, il Bangladesh eccetera, e questo dà l'idea di quanto sia ramificato il mondo dei Marie Curie nel mondo e di come sia importante avere una rete che in qualche modo li tiene insieme. I working group sono invece il tipo di aggregazione tematica, ne abbiamo 5 finora ma ne stiamo approvando degli altri. E si occupano di varie cose, a volte hanno a che fare con la governance interna dell'associazione, però ecco, vi segnalo per esempio il Gender Equality, che si occupa molto delle tematiche del gender gap, cioè delle difficoltà tuttora persistenti che hanno le giovani donne ricercatrici nell'accesso a posizioni di ricerca. Esiste un working group per i grant e gli award, esiste un working group che si occupa di suggerire alla commissione delle nuove policy per rendere l'esperienza di Marie Curie più così, piacevole o efficace, se volete, sulla base proprio dei feedback che noi raccogliamo da tutti coloro che sono o sono stati Marie Curie. Allora, i finanziamenti che diamo ai membri, noi facciamo 3 call all'anno, call in cui finanziamo working group, chapters, ma diamo anche questi micro grant su base individuale. I working group e i chapter possono chiedere fino a 5.000 euro per svolgere una serie di attività che devono specificare nel loro proposal per il grant, e che sono attività di tipo più svariato, possono essere di studio, di networking, di approfondimento di alcuni temi, di seminari, di collegamento, di insomma le cose più varie. E poi diamo fino a 400 euro per grant invece individuali, di cui vi do ancora qualche dettaglio finanziario in più. Queste sono le figure globali da un punto di vista finanziario di quello che abbiamo fatto finora. Vedete che ci sono la torta dei finanziamenti che l'associazione dà è divisa in 3, circa i 2/3 viene data ai micro grant, che sono quelli appunto che finanziano richieste individuali di sviluppo di carriera, il resto viene ripartito in modo simile tra working group e chapters. L'associazione in un anno e mezzo ha dato 70.000 euro a micro grant, 17 a working group e 21.000 euro a chapters. Nei micro grant noi abbiamo finanziato davvero centinaia, e le domande sono in crescita esponenziale, di ricercatori ex Marie Curie che magari vogliono soltanto partecipare a una conferenza, ed è vero che 400 euro sembrerebbero non fare la differenza, ma a volte lo fanno. Quando tu hai finito una Marie Curie Fellowship non è detto che tu abbia immediatamente una fonte di finanziamento, allora poter partecipare a una conferenza dove tu porti un tuo poster, magari un po' di soldi li hai ma non li hai tutti, sta di fatto che noi abbiamo ricevuto già migliaia di richieste in un anno e mezzo e ne abbiamo finanziate circa il 60-70% per dare queste piccole opportunità di sviluppo di carriera.
Come sono ripartita la fetta dei micro grants che diamo? La parte maggiore, circa i 2/3, sono micro travel grants, e questo è il caso della partecipazione a conferenze, congressi, eccetera. Le altre sono ripartite in modo simile tra micro media, one word e general assembly grant. Dunque, i micro media sono piccoli grant che noi diamo per chi ha bisogno di produrre qualche materiale media in senso lato. Ci sono tante professionalità in cui, per esempio, fare un video, poter fare un sito web, eccetera, è cruciale un po' per darti pubblicità o visibilità. One word sono semplicemente i grant di chi è al di fuori della comunità europea fisicamente, e il General Assembly sono i grant che noi diamo a chi ha piacere di partecipare all'Assemblea Generale, che l'associazione svolge una volta all'anno tra febbraio e marzo. Finora le due che abbiamo svolto sono state una a Bruxelles e una a Porto, ma l'Assemblea Generale girerà per le città, anzi si cercano città candidate potenzialmente per poter ospitare l'evento, che si tiene una volta all'anno e naturalmente è il momento centrale della vita dell'associazione. Una brevissima occhiata a cosa, sulla base dell'assemblea che abbiamo fatto 2 mesi fa, cosa farà l'associazione nel prossimo anno. Il primo anno dell'associazione è stato un anno laborioso, abbiamo dovuto stabilire anche legalmente tutta una serie di cose. Cosa farà MCI nel prossimo, soprattutto, anno? Anzitutto, 3 nuove calls per microgrant, working group e chapter. Una si è appena chiusa e finanzieremo una serie di altri working group chapters, quindi è un'associazione che è in crescita veramente rapida. E abbiamo individuato alcuni temi che riteniamo strategici. Uno è il discorso del branding di Marie Curie Experience. So, come ogni associazione di alumni, abbiamo una preoccupazione soprattutto di fare branding, cioè in qualche modo di valorizzare il marchio Marie Curie. Siamo tutti consapevoli che Marie Curie è un'esperienza molto particolare, che individua una comunità particolare di ricercatori molto abituati alla mobilità, molto abituati alla interdisciplinarietà, e su cui riteniamo che ci sia molto lavoro da fare per valorizzare proprio l'esperienza, cioè poter dire di più e meglio a tutti i potenziali interlocutori: guardate, io sono un Marie Curie, non sono un fellow qualunque. Su questo devo dirvi che un frammento di esperienza personale che mi ha sempre colpito e che ha motivato molto anche il mio impegno in questa associazione è una cosa che mi è successa al mio ritorno dagli Stati Uniti nel 2007. Ero a San Raffaele di Milano. Per chi di voi ha a che fare con la ricerca biomedica, sapete che è uno dei posti dove si fa ricerca biomedica a livelli più alti, non solo in Italia ma in Europa. Prima di essere travolti dalla crisi finanziaria che poi hanno avuto, hanno fatto un piano molto ambizioso, il più ambizioso di cui io sia a conoscenza, di assunzione di ricercatori nel 2007. Hanno costruito un intero nuovo building e io ero presente all'assemblea in cui il chair della consiglio amministrazione ha lanciato il programma di assunzione di ricercatori nel 2007. Lui fece un discorso dicendo: vabbè, noi nei prossimi 2 anni assumiamo 700 nuovi ricercatori. Dove li prendiamo? E lui disse: beh, li prendiamo dai Marie Curie. E qualcuno gli chiese perché, e lui disse: ovviamente, perché i Marie Curie sono una comunità selezionata, qualcuno l'ha già selezionati per noi, hanno vinto almeno una sfida importante nella loro vita, che è quella di passare la selezione che ci hanno appena spiegato. Perché dovremmo mai iniziare noi un processo da zero se abbiamo già un pool di gente così valida che magari sta cercando lavoro? E questo dà molto l'idea di quello che noi chiamiamo branding. Infine, un'ultima area è quella che chiamiamo bridging research and business, cioè un'area che sentiamo molto critica è quella di creare collegamenti più organici, strutturali, tra l'esperienza di fare ricerca e le sue ricadute pratiche, quindi business in senso lato. Noi siamo immersi nella filosofia di Horizon 2020, che ci chiede, che ha come parole chiave quella di knowledge transfer. Ecco, noi abbiamo in programma una serie di attività che aiutino concretamente i Marie Curie a creare knowledge transfer, quindi collegamenti con aziende, imprese, start-up, con tutto il mondo dell'innovazione su cui la filosofia dei finanziamenti europei adesso sta puntando così tanto. Per concludere, allora, credo di avervi
dato qualche informazione utile, ho convinto che sì, c'è vita dopo una fellowship Marie Curie, e tutto sommato l'atterraggio sulla Terra può essere più piacevole di quando non si era partiti per questo viaggio sulla Luna, anche per chi torna in Italia, che è un ambiente per certi aspetti un po' più ostile di altri paesi europei. E l'ultima cosa che volevo aggiungervi è un po' il human factor, come lo chiamo io, cioè l'associazione anche per me è stato un momento di incontro con una comunità estremamente variegata di persone, e devo dire che ho imparato che la Marie Curie Fellowship ha davvero avuto un impatto molto forte sulle vite personali di migliaia, decine di migliaia di persone, e è stato molto, non soltanto io potrei raccontarvi la mia storia, ma ve la dico in due parole, insomma, per me aver vinto la Marie Curie in un momento tra l'altro non facile mentre ero negli Stati Uniti è stato assolutamente cruciale per i miei sviluppi di carriera successivi, nonché per la certe pieghe della mia vita familiare, ma io ho conosciuto davvero centinaia di persone dentro l'associazione, tra cui coloro che vengono come Shikhar da certi paesi come India o Pakistan, che hanno un immenso senso di gratitudine per questo programma, un profondissimo senso, più di quanto non l'abbiamo magari noi europei, perché magari da loro la varietà e la ricchezza di opportunità è molto più scarsa che da noi, e per molti di loro aver avuto la possibilità di raggiungere, vivere e lavorare in un paese europeo per un anno e mezzo, due, è stata un'esperienza straordinaria. E noi nel board di MCAA abbiamo 3 o 4 persone che vengono dai posti più disparati della terra, Nigeria, Giappone, India, proprio perché sono persone animate dalla volontà anche di ridare indietro un immenso patrimonio che loro sentono di aver ricevuto da parte dell'Europa e di questo programma, e che li sta aiutando in modo cruciale. È stato davvero un life changing event per loro e per tanti altri. Quindi chiudo semplicemente: per chi di voi per caso sono già Marie Curie, venite sul sito, iscrivetevi, è una procedura piuttosto veloce. Per chi non lo è, ricordatevi, se nessuno ve lo ricorda, di iscrivervi. Vi ringrazio e vi esorto a visitare il nostro banchetto fuori, dove Shikhar Agarwal, che è un ricercatore che viene dall'India, studia oncologia e lavora in oncologia a Torino. La cosa curiosa è che lui è il chair del nostro chapter dell'Italia settentrionale, che rende conto della varietà culturale e del senso di mobilità che la comunità di Marie Curie ha. E abbiamo materiale di vario tipo che potete naturalmente prelevare, leggere o chiedere informazioni di qualunque tipo a Shikhar, che ve le darà. Grazie mille. Sì, ringrazio davvero Francesco e anche Shikhar chiaramente per averci dato, come dire, conto di una serie di attività che questa associazione benemerita sta facendo. Soprattutto credo sia importante queste attività che state facendo sul branding, perché insomma, se voi avete in mente, ci sono alcune fellowship europee, penso alla von Humboldt, penso a quella della Royal Society, che sono, far parte di questa associazione è una cosa prestigiosissima, e ovviamente dovrebbe essere la stessa cosa per la Marie Curie, tanto più perché è a livello europeo, quindi e su questo invece inizialmente, prima dell'esistenza di questa associazione, non era così, e quindi ben venga. Faccio solo un'ultima chiosa su questo episodio a cui faceva riferimento della San Raffaele Francesco. Mutatis mutandis, come dire, fatte le debite proporzioni, in qualche modo lo stiamo facendo anche noi questo, perché appunto le attività e le iniziative a cui Dario faceva riferimento inizialmente vanno esattamente in quella direzione. Finalmente l'università non ha le stesse potenzialità del San Raffaele, non ha insomma, allora, adesso un po' meno, ma insomma, aveva delle affinità un po' diverse, però insomma ci sono le possibilità di agire in questo senso. Ecco, io non so se Dario aveva delle cose insomma da dire per chiudere. Penso che sia stata una mattinata molto efficace, molto, molto densa di contenuti. Abbiamo imparato un sacco di cose, lascio a lui la chiusura. Vi dico solo che non è una chiusura, ma è un vediamoci alle 14:00 puntuali spaccati per parlare di come si fa a scrivere questi progetti, perché finora abbiamo visto quanto bello è vincerli,
Abbiamo visto quanti soldi si prendono in busta paga, che è comunque straordinario rispetto agli standard italiani soprattutto. E direi ordinario, passatemi la battuta. E però appunto poi bisogna mettersi lì e in 10 pagine riuscire a condensare un'idea e convincere 3 o 5 valutatori che siete migliori di altri 8.000 che ci hanno provato. Quindi non è banale, è una cosa che noi sappiamo un po' fare e che vi spieghiamo nel pomeriggio. Grazie, ci vediamo dopo.